Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. Finalmente è arrivato un altro weekend e oggi parliamo di un derby molto molto speciale che ci sarà in Bundesliga domani alle 3:30, se non sbaglio, fra, quindi protagonisti di questo video, Hertha Berlino e Union Berlin, quindi due squadre di Berlino. Un derby molto molto speciale perché non c'è solo la componente, no, della rivalità locale, perché comunque ci si divide una città, come può essere, cioè, in tutti i derby, insomma, ma ci sono anche molte componenti storiche e motivazioni storiche dietro la nascita dei club, dietro come si è sviluppata questa rivalità, e c'è anche una componente diversa dagli altri derby, ovvero quella della solidarietà, perché come vedremo, appunto, vabbè, questo derby ovviamente è radicato nella storia tedesca, ma soprattutto nella storia berlinese, e Berlino è una città molto speciale, comunque è una città che ha una storia molto molto particolare, quindi iniziamo. Giusto per, a titolo informativo, l'Hertha Berlino è... allora, ho trovato una bella mappa che riassume un po' come queste due squadre si dividono la città a livello di tifosi. Ovvio, poi, cioè, ovviamente nella parte ovest ci sono comunque anche tifosi dell'Union, cioè non è una cosa fissa, però come statistica, come a livello percentuale, ecco, così si dividono, e c'è ovviamente una motivazione tutta storica dietro che poi vedremo se non riuscite già a immaginarla. Poi l'Hertha Berlino, vabbè, come ho messo qua sotto, questi sono i due stadi, domani si giocherà a quello dell'Hertha perché è l'Hertha che gioca in casa. Infine, una cosa curiosa, perché quando stavo leggendo l'articolo, insomma, stavo leggendo vari articoli su, insomma, prepartita, e a un certo punto vedo che continuavano a chiamarla la vecchia signora, e ogni volta che mi si dice la vecchia signora, per me è una, cioè, da italiana è la Juve, e l'Hertha è di Alte Dame, quindi la vecchia signora in tedesco, invece l'Union Berlin di Eisernen, ovvero quelli di acciaio. Dunque, in realtà di derby berlinesi potenzialmente ce ne potrebbero essere davvero tanti, perché la città è molto prolifica, cioè guardate, queste sono tutte le squadre della capitale. Però dopo, invece, a livello di risultati effettivi, cioè di campionati giocati nella massima serie, ecco, questo intendo, e ci riduciamo soprattutto a Hertha e adesso Union, appunto, dal 2019. Comunque l'Hertha delle 60 stagioni di Bundesliga giocate finora è quella che ne ha giocate più di tutte a Berlino, ne ha giocate 40. Dunque, il derby si è ripreso a giocare questo derby da quando l'Unione è stata ripromossa in Bundesliga, ovvero nel 2019. A livello di risultati, non dico che siamo proprio in un completo pareggio, ma quasi. Allora, il primissimo derby dopo la promozione nel 2019 l'ha vinto l'Unione, però al ritorno già l'aveva vinto l'Hertha. Quindi, insomma, non l'ho neanche detto, questa è la posizione in classifica adesso, cioè prima che si giochi questo derby. L'Union Berlin sta facendo meraviglie quest'anno, a parte c'è una squadra che c'ha due, è così, davvero, perché anche l'ultima partita, cioè, con le unghie e con i denti se la sono portata a casa, chapeau davvero, perché con tutte le squadre che quest'anno minacciano il Bayern di portargli via il titolo, chissà se alla fine ce la faranno, l'Union, cioè, davvero... Comunque, tornando a noi, invece, per quanto riguarda la Coppa, il primo derby appunto in Coppa, da quando è stato promossa l'Union, si è giocato nel 2021-2022, la scorsa stagione, insomma. Ma, allora, il primissimo derby della capitale di Berlino si è giocato nel 1974, non fra Hertha e Union. Il primo derby è stato fra l'Hertha e il Tennis Borussia all'Olympiastadion, che ha vinto l'Hertha per 3-0. Ora, quello però era un derby diverso. Perché? Perché era un derby di Berlino Ovest, cioè tra squadre solo ad Ovest. Infatti l'Union Berlin è la prima squadra di Berlino Est che hanno raggiunto la Bundesliga, il massimo campionato tedesco. Ovviamente, se avete un minimo di basi storiche, saprete che non mi sto riferendo solo alle zone geografiche della città, ma questo ha un grandissimo significato per la storia berlinese, e adesso, nel minor tempo possibile e nel modo più interessante possibile, voglio condividere con voi, appunto, la storia che c'è dietro, che ha portato alla nascita
di questo derby, ma in cui, come ho già detto, c'è anche una componente di solidarietà e di empatia, quasi di amicizia, di simpatia per i trascorsi storici. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ci fu la divisione della Germania fra le potenze alleate e l'ovest della Germania rimase a Stati Uniti, sotto il controllo insomma di Stati Uniti, Inghilterra e Francia, mentre l'est sotto il controllo sovietico. Ora, Berlino, come vedete nella cartina, era totalmente ad est, però anche la città si divise in est ed ovest. I sovietici imposero un blocco che divise la città e quindi il Berlino Ovest rimase totalmente isolato. Poi, andando avanti con gli anni, verso il 61, con l'inasprirsi insomma della Guerra Fredda, si iniziò la costruzione del famoso muro di Berlino, proprio per dividere anche proprio fisicamente la città fra est e ovest. E la differenza è che mentre ai tedeschi di Berlino Ovest era comunque possibile andare nella parte est, era totalmente vietato ai residenti della Germania Est andare ad ovest. Ovviamente dalla divisione geografica e politica si è passati poi anche proprio a una divisione economica e sociale. A livello calcistico, la Germania Est e le squadre insomma della Germania Est partecipavano al sistema di campionati della Germania Est, quindi anche in quello ovviamente erano divisi, completamente, assolutamente divisi. E fra le squadre della Germania Est c'erano il VfB Berlin e il BFC Dynamo, che appunto dominavano il panorama calcistico di questa parte di Berlino, mentre l'Union Berlin è stato fondato, in realtà il club esisteva già ma sotto nomi diversi, poi con l'avvento insomma no, dei nazisti eccetera eccetera il club si è sciolto, quindi ufficialmente è rinato diciamo così e con un nome diverso, Union Berlin, nel 1966. E il suo successo più grande arriva 2 anni dopo la fondazione, quando vinse la Coppa della Germania Est. Poi, dopo anni, con i disordini che insomma si è arrivati al punto in cui i disordini hanno portato alla caduta del muro di Berlino, finalmente nel 1989, finalmente l'accesso in entrambe le parti è libero, le persone possono spostarsi ad est e ad ovest, per la prima volta dopo praticamente 3 decenni, quindi già questo è uno shock soprattutto per quelli dell'est che vi ho detto non potevano andare ad ovest. Da quello che mi ricordo, la Germania Est sotto i sovietici era una Germania e così Berlino era un territorio molto molto povero e sotto il comunismo. Dunque, fino a quel momento non c'era nessun tipo di rivalità fra l'ERTA e l'Union Berlin, perché ovviamente erano in territori completamente divisi. E anzi, c'era una sorta di simpatia, perché comunque l'Union Berlin, pur essendo nella parte est, era comunque una squadra di quella stessa città, per forza di cose era divisa, però era la stessa città, quindi c'erano dei tedeschi della Germania Ovest che, ricordo, potevano passare in modo controllato, però comunque potevano passare nella Germania Est, che andavano anche allo stadio, an der Alte Försterei, che era diventato anche un luogo di dissenso verso il regime che c'era ad est, e anche i tifosi dell'Union, quando potevano, nelle zone orientali appunto andavano a vedere l'ERTA, quando per esempio si è giocato l'incontro il quarto di finale della Coppa UEFA a Praga nel 1979, dove ho letto che la metà dei 30.000 spettatori veniva appunto da entrambe le zone di Berlino. E questa solidarietà fondamentalmente continua anche dopo la caduta, perché comunque cioè non è che cade il muro, cambia la storia, la gente ce l'ha dentro e lì l'ha vissuta, quindi rimane lo stesso sentimento. Prova di questo è proprio la passione, la partecipazione di entrambe le tifoserie agli incontri. Per esempio, quando l'ERTA, quando giocava in Zweite Bundesliga, nella seconda divisione, ha giocato contro il Wattenscheid, e secondo i registri ufficiali, appunto un club match che si è giocato poco dopo insomma la caduta del muro, secondo i registri ufficiali c'erano 44.000 persone all'Olympiastadion, che per un match del genere sarebbe stato normale aspettarsene circa 10.000. E quel giorno era pieno di tedeschi provenienti dalla parte est, che ovviamente avevano appena ricevuto il via libera, non vedevano l'ora.
Poi, data importante, sicuramente il 27 gennaio del 1990, quando finalmente, dopo 27 o 28 anni, c'è il derby fra l'Hertha e l'Union Berlin all'Olympiastadion e gli spettatori, dunque i registri dicono 51.270 spettatori, anche se dicono che effettivamente ce n'erano molti di più. E diciamo, sull'onda dell'entusiasmo di quello che storicamente stava accadendo, tutti questi derby non erano derby sentiti sul campo dal punto di vista della rivalità, no? Perché comunque non è una rivalità, secondo me, anche sì, cioè si coltiva, viene alimentata e si va vace anche sul campo, eccetera. Lì non esisteva niente di tutto ciò, la storia doveva ancora essere scritta dal punto di vista della rivalità. La storia che avevano loro era un altro tipo di storia, una storia che comunque li ha colpiti sul personale e che li ha portati invece a voler festeggiare la riunificazione di Berlino, quindi era più una celebrazione di Berlino. Infatti, secondo anche le testimonianze dei giocatori, c'era proprio una festa sugli spalti e dopo la partita i giocatori sono andati a cena insieme. Quindi clima idilliaco, tanta empatia, tanta solidarietà, chissà quanto dura, poco, perché alla fine dopo l'essere umano... Dunque, da un lato si comincia a fare i conti con una sorta di parificazione a livello sociale, economico, di strutture, eccetera, eccetera, un risanamento della parte est. Oltretutto, anche sul campo, mentre l'Hertha viene promossa in Bundesliga l'anno dopo, subito, l'Union Berlin inizia insomma, un periodo molto difficile per la squadra, per la società. Quando i campionati vengono di nuovo uniti, anche quelli, l'Union Berlin si ritrova in terza divisione, quindi inizia a spingere per ottenere promozione su promozione. Uno dei problemi fondamentali era lo stato delle finanze del club, che comunque lotta e ottiene la promozione in Zweite Bundesliga nel 2001, stesso anno in cui comunque fa un mini miracolo, si classifica seconda nella DFB Pokal, nella Coppa di Germania, ed è la prima squadra di seconda divisione a classificarsi per la Coppa UEFA. Il decennio che segue però è un periodo anche lì molto da montagne russe, perché comunque la promozione in Zweite Bundesliga è dopo seguita da altre retrocessioni. Le cose peggiorano sempre di più perché la società perde soldi, oltretutto secondo le regole per giocare in quarta categoria bisognava che il club, la società, avesse almeno 1,46 circa, insomma un milione e mezzo, che il club non aveva, e quindi cosa hanno fatto? Cioè io trovo questa cosa scioccante, ma comunque. I tifosi hanno dato via la campagna Bleed for Union, insomma in qualsiasi lingua lo vogliate dire, sanguina per l'Union Berlin, ovvero siccome in Germania venivano pagati per donare il sangue, i tifosi andavano a donare il sangue e poi donavano quello che gli veniva dato al club. Sono indecisa se è un'enorme prova un'enorme prova d'amore o una cosa altamente inquietante, basta. Comunque sia, hanno fatto questa cosa. Poi nel 2009 riescono a ritornare in Zweite Bundesliga, dove rimangono 10 anni, appunto nel 2019, come ho detto prima, ritornano in Bundesliga, ma è proprio nel 2009, quando comunque risalgono in seconda divisione e poi si fanno strada verso la prima, che si sviluppa finalmente una rivalità con l'Hertha. Perché? Perché rincontrano di nuovo l'Hertha, che questa volta è in seconda divisione, e il primo derby di Berlino in seconda divisione di quegli anni finisce in un pareggio, se non sbaglio, al Alten Försterei, di nuovo a casa dell'Unione, poi ritorno a casa dell'Hertha, lo vince l'Hertha che va in vetta alla classifica. Quindi lì insomma la storia del muro è lontana, i momenti, gli anni difficili sono ormai un ricordo, e quindi si pensa solo al calcio e alla rivalità, e lì finalmente nasce proprio la bieca acerrima rivalità calcistica. In base alla cartina che vi ho fatto anche vedere prima, diciamo che il quartiere generale dei tifosi dell'Union più un quartiere di una classe sociale operaia, diciamo, ecco. Poi ovviamente negli anni questa cosa si perde, si va avanti, eccetera, però storicamente, appunto venendo da est o ovest, poveri, ricchi, eccetera, eccetera, c'era anche questa cosa. E diciamo che i tifosi di oggi, il tipo di rivalità che sta uscendo è più una rivalità appunto basata
somiglia più a una rivalità di un derby qualsiasi di due squadre che si dividono una città. Infatti, quando l'Unione è tornata, è stata promossa in Bundesliga nel 2019, fatalità era proprio c'era l'anniversario della caduta del muro. Quindi da parte sua l'Hertha aveva chiesto di poter giocare il derby il giorno proprio quando c'era l'anniversario della caduta, e invece il presidente dell'Union Berlin, Zingler, era di un altro avviso. Ha detto: per me è un derby, è sinonimo di rivalità, demarcazione e guerra di classe calcistica. Mi sembra assurdo dare a questa partita un carattere amichevole con il mantra di giocare per l'unità tedesca. Secondo voi chi aveva ragione? Ecco qui spiegata proprio nel minor tempo possibile la rivalità, come è nata, come si è sviluppata, poi la storia è proprio bella. Mi piace sempre un pochino capire qualche cosa, perché ti spiega tante cose su quello che poi vedi anche sul campo. Se avete qualcosa da aggiungere, lasciatelo qui sotto e godiamoci questo derby. Voglio proprio vedere, mi piace, sono curiosa di vedere l'ambiente, che poi è la cosa più, perché ho la sensazione che l'Union potrebbe vincere. Comunque, se vi è piaciuto mettetemi un like e ci vediamo nel prossimo video.